hanno raccolto reti di plastica, cassette di polistirolo e cicche di sigarette. Giornata da premiare quella per i 40 ragazzi dell'Istituto Linguistico di Fano che nella mattinata di sabato scorso, muniti di guanti e sacchi alla mano, hanno raccolto i rifiuti abbandonati dagli incivili e quelli portati dalle mareggiate del mare lungo tutta la spiaggia che va dall'Arzilla fino a Gimarra. Ad affiancarli il gruppo di volontari di Puliamo Fano che ogni settimana organizza incontri per pulire la città da rifiuti. Abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa del liceo che ci ha contattato e l'abbiamo accolto con entusiasmo perché vedere 45 giovani chiedono di loro spontanea volontà di dedicare una giornata all'ambiente, alla pulizia delle spiagge ci fa molto piacere, dunque vuol dire che probabilmente, ma anche a livello anche sovranazionale, anche sovralocale, dei messaggi stanno arrivando e i giovani, i ragazzi lo stanno raccogliendo, questo chiaramente ci fa ben sperare per il futuro, insomma. Purtroppo la gente è irrispettosa del senso civico, lascia, pur essendo ASET, no, che te li viene a raccogliere a casa, li buttano, il campo d'aviazione è diventato un macello, il fiume lo stesso, spesso troviamo cose importanti, l'ultima volta una cucina economica, quella a gas, cioè una volta che la carichi nel camioncino per portarla al fiume, portala giù all'ASET, no? Te la smaltiscono gratuitamente, però la gente è così, noi non capiamo il perché, però è così. Durante le ore di educazione civica, le due classi partecipanti hanno espresso il desiderio di provare su campo questa esperienza, chiedendo appunto di svolgere questa azione di volontariato. Ormai nelle scuole superiori noi facciamo ore di educazione civica, dove parliamo di tanti problemi che ci possono essere anche a livello ambientale. In queste classi del secondo liceo linguistico della Nofi Apolloni abbiamo parlato del garbage patch e dei problemi dei rifiuti che si trovano nel mare e i ragazzi hanno voluto loro stessi fare questa iniziativa di volontariato per pulire le spiagge locali. Il nostro dirigente Giombi è stato molto contento di questa iniziativa e ci ha dato subito il suo permesso di poterlo fare durante le ore di scuola, perché stamattina sarebbero stati in classe i ragazzi. Entusiasti gli studenti che in tutto il tratto hanno raccolto ben 111,50 kg di rifiuti, suddivisi in 77,50 kg di plastica, 29 di indifferenziato, 4 di vetro e 1 kg tra ferro e alluminio. L'intero raccolto è stato poi smaltito correttamente grazie alla collaborazione con ASET. Questa è un'iniziativa pensata da noi studenti, appunto, di venire a raccogliere l'immondizia qua nelle spiagge, perché comunque è bello dare anche una mano al paese e alla raccolta dei rifiuti che sono sempre in aumento nelle spiagge e non solo. Abbiamo avuto l'idea di fare questa iniziativa anche per fare qualcosa di interessante, che è un problema che riguarda molto il mondo d'oggi, e siamo felici di essere venuti qua e un po' straniti dalla schifezza del mondo. Sono rimasta contenta da questa esperienza, secondo me dovrebbero anche più istituti, anche più classi del nostro istituto. Per strada. Sacchetto. Sono un...